Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Rust. Questo video sarà una sorta di narrazione. Voglio raccontarvi come siamo riusciti a costruire questa base, ma soprattutto come siamo riusciti a riempirla di roba che ora vi farò vedere nell'arco di poche ore, letteralmente 3 orette probabilmente. Dovete sapere infatti che ieri c'è stato il wipe globale, vuol dire che tutti i server di Rust, tutti, proprio tutti quanti, tutto il mondo, sono stati azzerati. Questo perché periodicamente viene rilasciato un aggiornamento e quindi tutti i server vengono riazzerati. Qua abbiamo una marea di casse piene di robe di ogni tipo, abbiamo anche gli AK. Come vedete qui, in realtà qua ce n'è soltanto uno, però abbiamo il progetto, abbiamo i cecchini, abbiamo lanciafiamme, abbiamo mitragliette, abbiamo pistole, fucili semiautomatici, un altro tipo di cecchino, ne abbiamo due diversi di cecchini, insomma, lo scoppietto, roba di ogni tipo, insomma. Qua accessori per fare altre armi, qua costruzioni che ancora dobbiamo piazzare, qua un sacco di cose mediche, un sacco di munizioni, ma ovviamente tutte cose che abbiamo già imparato e possiamo fare, insomma, roba di ogni tipo. Tutta questa roba che vedete dentro questa casa è stata tirata fuori in 3 ore di gioco, visto che appunto i server sono stati riavviati e noi abbiamo iniziato a giocare appena appunto riavviati. In un totale di 3 ore, magari qualcosina in più, siamo riusciti a tirar fuori tutto quello che vedete, anche con un altro piano superiore che ora vi faccio vedere, molto figo, che ha fatto un ragazzo che sta giocando con noi, molto bravo. Un piano fatto apposta per poter, ecco, difendere la base. Guardate, sembra fatto a cazzo, vedete che è tutto aperto, ma in realtà è studiato apposta per avere sempre, diciamo, delle protezioni e poter challengeare la gente che è sotto da varie angolazioni senza essere uccisi. Infatti le porte sono fatte apposta per essere lasciate aperte ed impedire alla gente di entrare e avere allo stesso tempo anche dei ripari, insomma un piano superiore per difendere la base un po' particolare. Vi stavo dicendo appunto che in questo video vi voglio raccontare come siamo riusciti a tirar fuori questa base e tutte le cose che avete visto all'interno in poche ore, partendo letteralmente da pietra, archi e frecce. Cioè noi 3 ore prima stavamo giocando senza letteralmente nulla. Avevamo creato questa micro base che poi abbiamo anche lasciato, con questo bel cartello con scritto 2006 Italy versus France, giusto per ricordare a qualcuno di questo server un po' cosa è successo nel 2006. E vi voglio appunto raccontare cosa è successo. Quello che vedrete è appunto un estratto della live narrato da me con l'avvenimento che ci ha portato a riempire questa casa di oggetti. Preparatevi perché forse è la cosa più divertente che ci sia mai capitata da quando giochiamo a Rust. Inizia tutto come vi avevo detto, una pietra tra in mano, server appena resettato, e iniziamo a buttare giù qualche albero. Costruiamo quindi la prima baracchina in legno, insomma una cosettina così, giusto per poter tenere le cose dentro, e poi la rinforziamo anche in pietra per renderla un minimo resistente. Dopo qualche ora di gioco spottiamo un aereo che sta per droppare un airdrop, dentro il quale solitamente si trovano delle armi anche abbastanza rare talvolta. Decidiamo quindi di andarlo a prendere. C'è un airdrop? Sì. Ok, ha già droppato, vado a prendere. Non ha ancora droppato. Ok, vado io a prenderlo, raga. State pure dove siete. Ha droppato ora, ha droppato. Ok, ce l'ho anche abbastanza vicino, in bella vista. Ok, è qua davanti, andiamo. Il problema dell'airdrop è però che anche altri lo vedono, di conseguenza è probabile incontrare altri team intenti a raccattarlo. Hanno le armi? Si stanno sparando qui davanti con le armi. No, uno davanti. No, questo coglione quello armato. Ed è quello che accade, infatti troviamo un team con il quale ci scontriamo che però ci ammazza. Che palle. Raga, venite ad aiutarci a uccidere quelli là, vi prego. E decidiamo quindi poi di ritornare in massa. Il problema però è che loro sono armati e noi invece siamo con archi e frecce, il che è un po' problematico chiaramente, visto che non è facilissimo colpirle con arco e frecce, soprattutto da grandi distanze. L'airdrop è caduto, lo stanno prendendo, sono in due anche. Questo la pistola, raga, è una sega, eh. Guarda, non mi prende. E vabbè, hanno raccolto l'arma dal drop. Vabbè, sappiamo dove abitano, possiamo door camperarli con le occhie. C'è spugli occhio. Ne ho hitato uno in testa. Quello con la tutasma sta scappando, quello là. Sono in quattro, sono, eh. Chi è con l'elicottero? Il vostro eterno protettore. Seba, ti prego, mangiateli. Stanno scappando in base questi vergini. Vai, Seba! Sei tutti noi, Seba! Ti spara dietro, no, Seba. Non ci credo, non ci sto credendo. Io mi sto muovendo troppo, non riesco a prenderli. Mi ha dato fuoco con qualcosa, non è impossibile. Vabbè ragazzi, andiamo con i 4 semi, li ammazziamo tutti secondo me. Cioè è scontata come cosa, lo sapete, vero? Cioè li sfondiamo alla porta e li ammazziamo tutti. Dopo essere stati uccisi quindi per la seconda volta ci rompiamo e decidiamo di prenderci del tempo per riuscire a craftare qualche arma decente. Riusciamo quindi a tirar fuori dei semi automatici e una volta presi decidiamo di tornare da loro per vedere un po' la situazione. La loro base l'avevamo già vista prima e si trovava vicino alla zona del fight, quello dove ci hanno appunto ammazzato. E decidiamo quindi di stare un po' lì per vedere quello che accade. Sono dentro la base, li sento, stanno aprendo fuori. Venite. Mi faccio triggerare, gli rubo il cibo. Dovremmo fare finta di andarsene via. Però... E a sto punto due si mettono sul tetto della loro. Io sono sul tetto, giù. Vado anch'io. Okay, tetto. Okay. Porta. Okay. Morto. Poveretto. Non va nulla. Spada. Quindi che famo?
andare via adesso. Facciamo finta di andare via. Ecco, hanno aperto. Eh certo, hanno chiuso. Dore, l'hanno fissato il bug per vedere dentro la casa. Vitato uno? Debba, chiedo a te, l'hanno fissato il bug per vedere dentro le case. Andre, raga, Andre è in casa loro. Andre, non morire, Andre, mirai la porta. No, sono morto. Mi sa che ti ho ucciso io, lo sai. Vitato? Ma cosa fa sto mong, minchia? Io l'ho colpito. Una volta uccisi un paio di volte, loro si barricano dentro. Decidiamo quindi di smetterla di perdere tempo lì fuori e di andare via, promettendoci però che saremo tornati. Questa volta però per fargli veramente il culo. Questi due comunque li abbiamo rimessi in riga, minchia. Dopo un'altra oretta, stanchi, poco prima di staccare, decidiamo di andare a fare un'altra visitina ai nostri amici. Ci rendiamo conto che hanno costruito ulteriormente qualcosa ampliando la base. No, hanno costruito roba, eh. L'hanno ingrandita. Eccoli, sono, stanno... stanno scendendo, non vi fate vedere. Vitato? Morto. Chiuso. Bella. Sì, sta aprendo delle porte. Non fatti vedere dalla finestra. Un altro? No, raga, a me mi avete... Ti ho aiutato io, zio, ti sei messo davanti. Raga, questi si triggano, spacchiamoli tutto quanto. E ti fai tutte le bende. Bravo, spaccali tutto, Florenzio. Spaccali tutto quello che hanno costruito. Hanno aperto, raga. Aspetta un po' di Sì, hanno aperto? L'ho itato uno, mi sa che è andato a terra. Facciamo un po' di casino questo. Dai, qualcuno gli dica qualcosa di intimidatorio, dai. Guys, can you hear me? We just want scraps. Amici, parlare a me. Give me your fucking scraps, bro. Come on, open the door. No. Open the fucking door. Guys, we have a big gorilla incazzato. Very cool. Open. Proprio esplosivi le buttiamo giù, Velox. Danneggiamoli le loro piantine. Pagete del sale su questo campo, così non cresce più nulla, dai. Look at me, bro. I'm destroying your garden. Look at me. I'm eating your pumpkin, bro. So good. Mmm. Yeah, so good. Aperto. Fatto uno. Vitati? Fatto uno. Eric, cosa aveva? Parla. No, ma è vivo. HS un hit, è morto. Restatemi. Mi sto tirando giù tutte le pannocchie. Mettiamoci tutti davanti, ragazzi. Facciamoli paura. Sa che stanno per aprire, eh. Stanno per aprire. Sì, stanno per aprire, fidatevi, secondo me. Venite a scoparli. Morto. Aperta la porta. Entro io. Aperto. Vai. Ragazzi. La spacchiamo, si può? Fermo. Vai. Aspetta. Una volta aperta questa porta ci troviamo davanti una trappola fucile a pompa appesa sul soffitto. Il nostro compagno, esperto di Rust, decide di ingannare la torretta mettendosi in un punto buggato che la fa scaricare interamente senza colpirlo. E riusciamo quindi ad avere il via libera per la casa. Oh, se stai in quel modo forse... L'ho drenata. Sì, l'ho drenata. Per me fa scaricare. Andiamo lì, Dor, campiamo davanti alla porta. Finiti, vai. Apro un occhio. Sì, che gangbang. Venite tutti. Guarda che hanno il pompa, che si aprono e ci scopano. Ci sono però altre porte davanti, i nemici sono là dietro. Bisogna quindi aspettare che escano, sperando escano, per provare a superare queste ultime porte. Ok. Come avete fatto ad aprire? No, scusa, no, ho perso il frammento di... Come hai fatto a entrare qua dentro? Ha aperto lui. C'è un nudino fuori, raga. Ecco, raga. C'è un chiuso, era il nudino fuori. Ma raga, ma che cazzo, ma perché non l'avete ucciso subito? Avevano dei letti fuori, come avevamo detto noi, raga. La roba la posso passare attraverso sta roba, qualcuno si deve mangiare. Sì, infatti, uno dei nemici spawnato fuori è arrivato silenziosamente e ci ha intrappolati dentro. Ricordo che solo loro possono aprire e chiudere le porte, quindi noi in questo momento siamo ufficialmente intrappolati dentro. Non possiamo uscire. Occhio dietro. Ma sei entrato? Sono deep. Sei dentro? Ma non possiamo entrare. No, vi do la mia roba, venite qua, prendete veloci. Vai. Tutto quello che ho. Non potete entrare. Aspetta un secondo, aspetta. Prendi tutto. Incredibile ma vero, hanno aperto anche le altre porte, si sono fatti uccidere e siamo quindi ufficialmente dentro, o meglio, è ufficialmente dentro il nostro compagno. Le porte sono però bloccate perché solo loro le possono aprire e chiudere, quindi noi non abbiamo modo di entrare. Decidiamo quindi di fare un passamano degli oggetti. Insomma, il nostro amico dentro prende gli oggetti dalle casse, ce li butta fuori, noi li diamo a quelli fuori e le portiamo via. Come facciamo a entrare qui dentro a sto punto? Non potete, vi passo io la roba. Ok, raga, vi passo la roba, state pronti a prenderla, Tofa. Io devo portare questa roba in base, raga, non ce la faccio. Qualcuno stia tipo al vendoro di sinistra, uno quello di destra, così ci spieghiamo. Ok. Hanno il letto fuori. Ok, ti do anche altro.
Dammi la roba che la prendo. Nel cadavere del naked, nel cadavere del naked. Accettate? Se siete full, raga, portate in base, portate, facciamo altri giri. 100 passi dietro. Ok, altra roba, veloci, altri. Minchia, quanta lanciafiamme pure. Vabbè, questi li abbiamo rovinato la vita comunque. Ma veramente. Dopo che distruggi la cupboard, ci prendiamo anche tutte le cose, la torretta, i muri che si sono messi, gliela svuotiamo tutta, le porte, ogni cosa. Le porte in ferro. No, ma no, 1021 scrap. No! Godo! Comunque è bello i teschi uno sopra l'altro dei loro cadaveri. Per ricordare 5 mong. Easy. Tiene, picca tutto. Altri, vai. Quando torniamo in base voglio fare un recap di tutto quello che abbiamo inculato a sti qua. Minchia raga, hanno anche la piccola raffineria. Hanno anche la raffineria da mettere fuori cazzo. 1021 scrappo in questo momento. 200... Due satchel anche. Mi sento... Ma questi ci hanno letteralmente fatto svoltare. Questa è gente che giocava dal momento in cui è stato wipeato e avevano tutti i progetti. Comunque sono dei mon clamorosi. Cioè sono rimasti lì tutto il tempo a stuzzicarci. Aprivano, chiudevano. Bastava stare fermi e non sarebbe successo nulla. Ci hanno fatto entrare loro. Ci hanno aperto le porte della loro casa. Guarda quante porte ci hanno aperto. Una, due, tre, quattro. Cioè, scusa, possiamo fare una cosa molto più intelligente? Mi suicido anch'io, prendi le mie cose e li aiuto a prendere, a trasportare tutto. Essendo le cose presenti in questa base tantissime, decido quindi di velocizzare ulteriormente i processi. Quindi mi suicido anche io e lascio dentro soltanto loro due. In questo modo saremo più persone a poter andare a prendere la roba tramite quelle finestre che stiamo utilizzando per passarci gli oggetti e a riportarla in base. Ok, passatemi roba. Vai, vai. Dammi anche altro, c'ho ancora un po' di slot. Puoi darmi ancora 5 cose. Come riempire la base in, un paio d'ore. Siamo partiti letteralmente alle 22:30 con archi e frecce. Abbiamo tutto. Cecchini, AK, cariche esplosive, 30 milioni di materiali. Ora mollo la roba, c'ho due casse, le piazzo, riempio tutto e torno a prendere anche altro. Altro, vai. Minchia, abbiamo fatto veramente il pienone, raga. Cioè, abbiamo fatto il pienone. Questo, vabbè, questa robaccia, corpi AK, non proprio robaccia. Un PC da scrappare. Cioè, roba da scrappare, ragazzi, per ore. Tutte queste cose da scrappare. Guarda, roba di infinita proprio. È assurdo, cioè, letteralmente da zero. Abbiamo avviato la live che stavamo buttando giù gli alberi, raga, cioè... Assurdo. Stavamo buttando giù gli alberi. Dopo aver interamente svuotato quella casa, siamo riusciti a riempire casse e casse di oggetti. Abbiamo quindi creato, non vi faccio vedere il procedimento, quello che è poi la casa che vi ho mostrato a inizio video. Qui una clip mentre iniziamo a piazzare le casse per metterci le cose dentro. E se volete saperlo, le persone proprietarie della casa che abbiamo raidato hanno quittato. Cioè dopo che siamo entrati dentro sono uscite dal server perché non erano più tra la lista dei giocatori. Ahimè ragazzi, va detta una cosa, cioè è colpa loro, sono loro che ci hanno aperto le porte. Noi non avevamo modo di sfondarle quelle porte là, quindi se non avessero aperto le porte nessuno di noi sarebbe mai riuscito a entrare là dentro. A malapena saremmo stati in grado di sfondare una porta, figurati quattro. E invece sono stati così ingenui da aprirci quattro porte sperando ogni volta di riuscire a ucciderci. Cosa impossibile, cioè quando la gente ti sta door campando, quindi ti sta aspettando fuori dalla porta, è difficilissimo ucciderlo perché loro sono più veloci di te a colpirti. Ad ogni modo ragazzi, questo è sicuramente il raid più divertente che abbiamo mai fatto, spero vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo un prossimo video. Vi ricordo che ogni sera sono in live dalle 22 per cose di questo tipo sul mio canale Twitch Veloxy. Lasciate un bel like e noi ci becchiamo alla prossima. Bella.